Amici in visione all'ascolto, un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Arechi di Salerno. Si affrontano per la 25esima giornata del massimo campionato Salernitana e Sampdoria. Pubblico delle grandi occasioni dall'impianto di Via Allende per una partita che può anche valere una stagione. Due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, circa 30.000 le presenze, come sempre al mio fianco Fulvio De Maio. Dicevo Fulvio, intanto buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, salve, buon pomeriggio. Senti Fulvio, una partita che vale una stagione, possiamo dirlo senza mezzi termini, no? Qui o sì, si fa l'Italia o si muore. Penso che è l'ultima spiaggia, le vicinanze della spiaggia qui, mai come questa volta, è proprio azzeccato. È una partita determinante. Bisogna vincere a tutti i costi, ci sono i presupposti perché la Sampdoria è squadra che ha dimostrato di avere più o meno lo stesso livello della Salernitana. La Salernitana gioca in casa in questo splendido Arechi, grande entusiasmo, speriamo che il pubblico sia vicino come ha sempre fatto la squadra, perché questa è veramente una partita decisiva. Partita importante, Salernitana e Sampdoria hanno fatto il loro ingresso in campo. Diamo immediata lettura delle formazioni. La Salernitana ripresenta Balli tra i pali, linea difensiva orfana di Luca Fusco che si accomoda in panchina. Questa mattina Fusco ha sostenuto il provino decisivo, nulla da fare, il giocatore accusa un problema alla schiena, lo staff medico della Salernitana preferito non rischiare, dunque fiducia a Salvatore Monaco che compone con Fresi la coppia centrale, Bolic e Del Grosso sugli esterni, a centrocampo Marco Rossi, Breda, Gattuso e Kolosek che ha guadagnato la riconferma dopo la buona prestazione offerta all'Olimpico. Ritorna Giampaolo in attacco al fianco di Marco Di Vaio ed anche questa mi sembra una buona indicazione, vero? Sì, spero che sia quella diciamo collocazione giusta per quanto riguarda la Salernitana, perché Giampaolo stava giocando delle bellissime partite, soprattutto in casa è stato determinante a fianco di Di Vaio, avendo Di Vaio la possibilità più netta, più rapida e immediata di scambiare con un suo compagno più vicino. Quindi due punti, anche se Giampaolo è un giocatore che predilige anche il rientro, però sicuramente più offensivo. Speriamo bene, c'è anche da rimarcare con attenzione il rientro in porta di Balli, che è un portiere che ha sin qui disputato un grande campionato, che ha sempre dato, nonostante i tanti gol subiti, ma comunque una sicurezza alla difesa. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter fare una buona gara. E bisogna dire che la Sampdoria, mentre è inquadrato Alfredo Trentalandre, che è il direttore di gara, sarà coadiuvato da Raffaele Russo e Salvatore Sapia. Diciamo che la Sampdoria deve invece fare a meno di due giocatori importantissimi come il centrale Lassissi e il trequartista argentino Ortega. Questa è la formazione, Ferrona tra i pali, linea difensiva composta da Grandoni, Sakic e Hugo a centrocampo, mentre è partito il confronto a centrocampo Balleri, Pecchia, Legel, Vergassola e Doriva, in attacco Palmieri, Montella. Primo attacco è di Del Grosso.